No, questo è rossissimo. Buongiorno vlog, vi do il buongiorno dal mio ufficio provvisorio allo snowpark del Mottolino. Allora, oggi tematica al limite del filosofico, diciamo così, dai. Allora, immagino che vi siate accorti più o meno tutti che mi vesto per il 99,9% delle volte solo di nero. E qui sorge spontanea la domanda: c'è un motivo o è una cosa a caso? Ci sono due motivi principali. Allora, numero uno, il nero mi piace un sacco, ma tra l'altro oggi non sono vestito di nero, o comunque non del tutto, ma c'è un motivo. Allora, mi vesto principalmente di nero per due motivi principali. Uno, mi piace un sacco il nero, mi piace il mistero che crea, mi piace, lo trovo un sacco stiloso, quindi mi piace tantissimo. Ma motivo numero due, che è direi il motivo principale, sono daltonico. Non so quanti di voi lo sapevano, ma sono daltonico, quindi gli abbinamenti di colori non sono proprio il mio forte. Allora, partiamo dalle basi. Che cos'è il daltonismo? Il daltonismo è un problema nei coni recettori dei colori che abbiamo negli occhi, quindi ci sono dei coni che recepiscono la luce rossa, la luce verde e la luce blu. E nel caso di un daltonico, alcuni o tutti questi coni non funzionano, quindi una determinata onda di colore non viene recepita dall'occhio. Statisticamente l'8% dei maschi sono daltonici, mentre solo lo 0,5% delle donne sono daltoniche. Vi starete chiedendo perché dietro di me ho dei tuboni rossi. C'è un motivo a tutto, non temete, ve lo spiegherò a brevissimo. Prima di tutto però ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere mi piace al video e di commentare qui sotto se il video vi è piaciuto e che altri video vorreste vedere sul canale. Come si scopre di essere daltonici? In realtà scoprirlo è super semplice e ci sono dei test semplicissimi con dei cerchi. Ve ne lascio uno qui così, almeno vedete più o meno di cosa si tratta, poi ve lo spiegherò più nel dettaglio. Come ho fatto io a scoprire di essere daltonico? Allora, ci sono due episodi principali che mi ricordo abbastanza bene e di cui mia mamma parla spesso. Il primo, quando alle scuole elementari, credo, i primi anni di elementari, dovevamo disegnare o colorare un disegno di una marmotta. Tra l'altro questi sono disegni che si fanno solo in montagna, perché io scommetto che a Milano non fanno colorare le marmotte, però vabbè. E ho colorato questa marmotta viola. E la maestra ha detto: qui abbiamo un problema, quindi o sei scemo o mi stai prendendo in giro, o abbiamo un problema, quindi sei daltonico. Vado a fare il test per il daltonismo dall'oculista, salta fuori che sono daltonico, tra l'altro anche abbastanza. Quindi nel momento in cui si va a fare il test del daltonismo ti verrà diagnosticato, se così si può dire, comunque ti diranno che tipo di daltonismo hai. Allora, ci sono 4 tipi in realtà, ma uno è abbastanza grave, è quello per cui non si vedono i colori, quindi lo escluderei dalla discussione. Ci sono altri 3 tipi di daltonismo, che sono la deuteranopia, la protanopia e la tritanopia, e tutti, diciamo, vanno a prendere un tipo diverso di visione del colore. Quindi il daltonismo non è non vedere i colori o mischiarli, ma è vederli talmente desaturati al punto che non si riesce a distinguere la differenza tra quello e un altro colore. Tra l'altro, in questo video adesso magari proverò in qualche modo, sicuramente con l'aiuto di qualcuno, a mettere una color correction, per cui voi vedrete esattamente i colori come li vedo io, o più o meno. Motivo per cui dietro di me ci sono questi tubi rossi. Essendo io un daltonico di tipo deuteranopia, quindi ho problemi sui canali del rosso e del verde. Motivo per cui dietro di me ci sono questi tubi che dovrebbero essere di un rosso bello acceso, quindi da questo momento vedrete i colori come li vedo io. Ok, passiamo al momento in cui che problemi crea il daltonismo nella vita. Ma allora, in realtà non crea grandissimissimi problemi, almeno non nel mio caso, perché io sono nato così, ho sempre visto i colori così, non ho idea di come siano i colori visti da un occhio non daltonico, quindi in realtà non crea grandissimi problemi, ci si adatta. Tendenzialmente, diciamo che a meno che non si veda in bianco e nero, bene o male ci si può adattare a quel tipo di visione dei colori. Per esempio i semafori, so benissimo che il rosso è sopra e il verde è sotto, quando si illumina la lucina io sto più che sereno. Chiaro che se me lo ribaltate e non me lo dite, potrebbe creare qualche problemuccio, però niente di particolarmente grave. Gli abbinamenti dei colori, ecco, io ho deciso proprio di abolirli, quindi io non abbino colori, mi vesto di nero, ho risolto il problema,
e direi che ci siamo. Quindi, come potete scoprire se siete daltonici? Semplicissimo, vi lascio un link in descrizione, potete andare sul sito di Ancroma e fare gratuitamente il test per il daltonismo. Da lì scoprirete se avete problemi con i colori o meno, ma immagino che se siete arrivati a 18 anni senza accorgervene, tendenzialmente di daltonismo credo che ce ne sia poco. Ok, è arrivato il momento clou del video ed è anche il momento che io aspettavo di più da quando mi è arrivato questo pacco. Ancroma mi ha mandato degli occhiali per il daltonismo, quindi teoricamente io, indossando questi occhiali, che adesso faremo una sorta di unboxing insieme, indossati questi occhiali dovrei riuscire a vedere il mondo e i colori esattamente come li vedete voi. Sembrerà una cazzata, ma è un momento abbastanza particolare, perché comunque io ho sempre visto il mondo a modo mio e non ho mai visto come sono i colori davvero, o comunque come andrebbero visti i colori davvero. Quindi grazie a Ancroma questo momento sta per arrivare, direi che possiamo iniziare con l'unboxing. All'interno, intanto ho tolto gli occhiali perché voglio un attimino azzerare i filtri che avevo negli occhi. All'interno della scatola ci sono dei palloncini colorati che vorrei tantissimo gonfiare, ma secondo me qui con questa arietta, se li gonfio, li perdo in meno di un secondo. Quindi adesso vediamo cosa fare. E poi c'è una scatola avvolta da della carta velina di tantissimi colori. Ok, quindi non vogliono proprio farti mancare niente. Perfetto. Anzi, guarda, la cartoccio, la buttiamo qua così, eh? Occhiali. Ok, ci siamo. Ancroma consiglia di utilizzare, loro mi hanno mandato sia gli occhiali da sole che quelli da interno, e consigliano di utilizzare prima le lenti da sole, o comunque provare per prima le lenti da sole e indossarle il più possibile nelle prime 2 settimane per far sì che l'occhio si abitui alla visione, a questa nuova visione dei colori. Però immagino che la prima reaction sia abbastanza scioccante. Occhiali abbastanza esteticamente normali, direi che ci siamo. No, questo è rossissimo e questo è verdissimo. Questi, cioè, considerate che io questi due colori, questi senza occhiali, vedo che c'è una differenza, ma sono colori super spenti, e con gli occhiali sono uno rossissimo e l'altro verdissimo. Questo è un altro colore che mi dà un sacco di problemi, il viola. Io il viola lo vedo marrone, una sorta di marroncino, non so che colore sia. È super viola. E questo è rosso acceso. Wow. Wow, il gatto delle nevi. Il gatto delle nevi. Voi non potete minimamente immaginare che shock sia per il cervello, tutto d'un tratto, vedere tutti questi colori così accesi. Sembra tipo un filtro di Instagram quasi. Ma anche il cielo è super azzurro, è tutto molto più vivace rispetto a come lo vedevo io. È bello, bellissimo. Excelente.
che giro ininterrottamente e continuo a guardare e toccare le cose rosse e le cose verdi, perché boh, cioè è la prima volta nella mia vita che vedo questi colori in maniera così accesa e così distinta. Quindi è anche difficile fare una reaction vera e propria a una cosa simile, perché comunque più che una reaction è uno shock. Cioè, immaginatevi per la prima volta di vedere un colore che voi non avete mai visto nella vostra vita. È uno shock per il cervello, cioè la testa si deve abituare che il rosso è effettivamente così acceso e non come l'ho visto per 24 anni della mia vita, quindi è abbastanza, non dico traumatico, ma è veramente una cosa a cui ci si deve abituare. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo settimana prossima con un altro video. Grazie per aver guardato e soprattutto grazie mille Enchroma per avermi mandato questi occhiali e per avermi fatto vedere il mondo un po' più colorato. Grazie mille, ciao. Tra l'altro sono più o meno 2 ore che sono alla ricerca di qualcosa di verde e mi sono reso conto che ho totalmente sbagliato stagione, perché di verde qui non c'è niente, però va bene comunque.